un giro tra le aziende locali per raccogliere la voce di chi ogni giorno fatica per restare a galla, valorizzare e tutelare le aziende che potrebbero essere dei veri gioielli se solo avessero infrastrutture e servizi adeguati. E questo l'appello raccolto da Guido Crosetto di Fratelli d'Italia ieri a Foggia per sostenere i candidati meloniani da Auni. I gioielli che ci sono si custodiscono, mentre invece ho l'impressione, a cosa mi hanno detto i gioielli industriali che avete oggi, che nessuno li custodisce, anzi gli mettono i bastoni tra le ruote, gli impediscono di investire, ritardano le concessioni, non gli danno i servizi che devono avere, quindi mentre invece uno protegge le cose che danno la ricchezza di un territorio. La campagna elettorale è una cosa seria e il centrodestra ha un progetto serio, soprattutto Giorgia Meloni, è quello di cambiare questo paese. Sono convinto che questo possa non piacere a persone che invece hanno occupato i posti di potere di questo paese, come ha fatto la sinistra in questi anni, senza fare nulla, soltanto occupando quei posti. Quindi una come la Meloni, libera, che viene per cercare di migliorare il paese, può dare fastidio a chi non ha alcuna intenzione di migliorare il paese, ma vuole soltanto occupare posti di potere. Sviluppo del territorio e reddito di cittadinanza sono stati i temi affrontati nell'incontro di ieri e non sono mancate stilettate ad Emiliano e al centro-sinistra sui temi della legalità, un argomento che sta a cuore a Giandonato La Salandra, candidato capolista nel collegio Puglia 1 per Fratelli d'Italia alla Camera. Noi ci candidiamo a portare in Parlamento una serie di proposte, una serie di interventi normativi perché questo territorio e quindi le sue realtà anche comunali, anche aziendali, quali quelle che abbiamo conosciuto o meglio visitato oggi, perché chi fa politica ha il dovere di conoscere il proprio territorio, ecco, possano avere una voce che sia rappresentativa della provincia.